attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, whoa, oh, 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 oh. Living together, whoa, oh, 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 oh. Living together. Bentornati in questo allupato video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di Accordi e Spartiti. E con questo video tutorial di pianoforte un po' salterino proverò a spiegarti Attenti al lupo di Lucio Dalla. Un brano assolutamente divertente sia per chi lo suona sia per chi lo ascolta, e anche discretamente facile perché gli accordi non sono tantissimi. La struttura si divide in tre parti: intro, strofa e ritornello. Partiamo subito con l'intro. Con l'aiuto della regia entreranno le tastiere virtuali, il brano è in Do maggiore e gli accordi sono Do maggiore, Mi minore, con l'aggiunta anche di questo Do al canto, quindi con questo cluster, cioè queste note di un semitono vicine vicine. Non sarebbe proprio corretto chiamarlo Mi minore sesta, perché quando io siglo Mi minore sesta intendo con il Do diesis, perché è la sesta maggiore dell'accordo di Mi. Quindi a fare i pignoli la sigla corretta sarebbe Do maggiore settima, in primo rivolto, perché anziché avere qua il Do ce l'ho l'ottava alta, con il basso di Mi. Fa maggiore e Sol settima, quarta, perché ho la settima, la tonica e la quarta. Il principio ritmico base per tutto il brano è tenere la mano destra su ogni levare di ogni tempo, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e la mano sinistra suona sul battere del primo e del terzo tempo, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. A parte il passaggio Fa e Sol, che essendo accordi che durano un quarto, non posso aspettare due quarti, ovviamente. Tutto insieme? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E con questo pattern, senti che parole che uso, ritmico e anche armonico, incomincia la strofa. Gli accordi della strofa sono quindi identici: Do maggiore settima con il basso di Mi, Fa maggiore e Sol settima quarta per tre volte. La quarta volta La minore, Mi minore, Fa maggiore e Sol settima quarta. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, che io però sappia il testo. Continua con la seconda strofa. Quindi, cari video spettatori, switchiamo al ritornello. Gli accordi sono La maggiore, Re minore per tre volte, poi Sol settima, Do minore, Fa maggiore basso, Mi bemolle, Re minore settima e Sol settima quarta, o anche volendo Sol settima. Puoi fare un po' quello che preferisci, io tengo il Sol settima quarta perché dal Re minore settima la mano destra si muove poco, anzi si abbassa solamente una nota, il La al Sol. L'unico cambiamento ritmico che mi sento in grado di consigliarti è questo. La mano sinistra, anziché tenere solamente le note sul primo e sul terzo tempo, aggiunge anche un passaggio sulla quinta dell'accordo sul quarto tempo. Cosa vuol dire? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, fine. Quindi sentiamo questo ritornello. Prima però vorrei gentilmente invitarti a cliccare sul bottone iscriviti al canale, così ci aiuti e ci sostieni per creare sempre contenuti migliori e sempre più utili. E già che stai cliccando sul nostro canale YouTube, fatti un giretto, ci sono un sacco di video tutorial non solo di pianoforte, anche di chitarra e di ukulele e dello stesso brano, quindi se sai strimpellare un pochino uno strumento oltre al pianoforte, perché non provarci? Fine dello spot, continuiamo con il video. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo.
attenti al lupo. E riprendo con il giro dell'intro. Mi raccomando, tieni sempre un portamento molto salterino, non usare il pedale, sennò il suono si prolunga e si incastra e succedono cose che non è bello sentire. Bene, ti ho spiegato le due, anzi tre, parti principali del brano e a questo punto dichiaro anche concluso questo video tutorial. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto, ti sia stato utile. Se è stato così, lasciaci un bel pollice all'insù, iscriviti al canale e qualche commentino carino e amorevole qua sotto. Se invece vuoi sostenere realmente, dare un aiuto concreto a Accordi e Spartiti, ti lasciamo un bel IBAN qua sotto, così ci fai un bonifichino. Ma ovviamente sto scherzando, io ti saluto e noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di Accordi e Spartiti. Ciao!